Arriva all'Italia il Grillo Cheeseburger. Come riconoscere il panino a base di insetti? E dove sarà venduto? Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille! Prima è stata la volta del pane, poi dei cracker, infine degli spaghetti. Piano piano, la rivoluzione voluta, o meglio imposta, dall'Unione Europea sta prendendo forma anche sulle nostre tavole, con prodotti storici del Made in Italy gradualmente sostituiti dai cibi del futuro, ovvero gli insetti. Il nostro paese inizia ad adeguarsi all'ennesimo diktat di Bruxelles, con prodotti che iniziano a fare capolino sugli scaffali dei supermercati e in negozi specifici. Ultimo ad essersi lanciato nel business è il marchio Pane e Trita, noto per aver rivisitato in passato ricette tradizionali con nomi ironici. Come raccontato da Sky TG24, in queste ore è arrivato l'annuncio del Grillo Cheeseburger, il primo hamburger con farina di grillo in Italia. Ecco, allora, come sarà realizzato l'alimento e quali caratteristiche lo renderanno immediatamente riconoscibile. I fondatori di Pane e Trita hanno deciso di seguire il nuovo regolamento approvato dall'Unione Europea lo scorso 24 gennaio, quello che autorizza l'utilizzo e il commercio della farina del cosiddetto Acheta Domesticus, il grillo domestico, lanciando un nuovo prodotto, un hamburger di grillo in edizione limitata disponibile dal 15 febbraio. Ogni giorno saranno realizzati 100 panini per tutti i locali della catena sparsi per la Lombardia. Una creazione nata dalla collaborazione con Soul K, compagnia italiana che studia e produce ingredienti personalizzati per la ristorazione, che ha deciso a sua volta di lanciarsi nel mondo degli insetti per alimenti. Gli ingredienti del Grillo Cheeseburger: pane artigianale verde, hamburger con polvere di grillo, scamorza fusa, cavolo viola, patata americana crispy e salsa Pane e Trita. Secondo i produttori, un alimento ricco di proteine e a basso contenuto di grassi e carboidrati. Ma non sono mancate, ovviamente, polemiche. Il costo del Grillo Cheeseburger sarà di 13,90 euro, e le prime settimane serviranno per capire se il pubblico inizierà pian piano a cambiare abitudini o se resterà fedele al passato. Tanti utenti, però, continuano a puntare il dito attraverso i social contro questo nuovo modello di consumo, che finirà per danneggiare o addirittura distruggere tante nostre tradizioni. Qualcuno più semplicemente ammette: sarei curioso di provare, ma non ce la posso fare. La sola idea mi disgusta. La notizia per il momento, è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.